Un piccolo focolaio Covid che però ha messo in ginocchio il centro di Canale nell'entroterra salentino. Nelle scorse ore, infatti, l'ASL di Lecce ha certificato la presenza di 20 nuovi casi Covid nel piccolo comune che conta appena 1.600 abitanti. Questi casi sono incentrati all'interno della scuola dell'infanzia, che è stata perciò costretta alla chiusura e alla successiva igienizzazione. Tra i positivi figurano un'addetta alla mensa scolastica, una docente, i collaboratori scolastici e addirittura 7 bambini. Una situazione che ha coinvolto, complici in molti casi di parentela tra i due istituti, anche il vicino istituto primario, dove sono 2 alunni contagiati. Appuntamento in classe per alcuni, non per tutti, rinviato alla giornata di lunedì, quando i lavori delle società di igienizzazione e messa in sicurezza dei 2 plessi saranno terminati, mentre i tamponi per monitorare eventuali nuovi positivi proseguiranno per tutto il fine settimana.